Incidente nella notte a Monte San Savino, muore 46enne aretino lungo la Due Mari. Banca Etruria, l'ex direttore generale Luca Bronchi rinuncia all'interrogatorio. Grande affluenza a Cortona per Santa Margherita, il vescovo ausiliare di Perugia. Questa festa ci faccia sperimentare la misericordia di Dio. San Domenico, rissa tra 5 ospiti del dormitorio. La Caritas diocesana, episodio sporadico, il servizio di accoglienza prosegue. Record di donazioni di sangue nel 2016 per i gruppi Fratres della provincia di Arezzo. Sabato l'assemblea. Nuovo appuntamento con l'informazione su TSD in apertura alla cronaca. Incidente mortale ieri notte lungo la Due Mari, poco prima dell'uscita di Monte San Savino. Un uomo di 46 anni, Giacomo Pazzaglia, aretino, residente a Monte San Savino, stava guidando in direzione Siena quando ha perso il controllo della propria vettura e si è schiantato contro il terrapieno che costeggia la carreggiata. A notare il mezzo, intorno alle 23 è stata un'ambulanza che stava effettuando un trasferimento a Siena. L'intervento del 118 giunto sul posto con un altro mezzo. I sanitari hanno provato a rianimare il 46enne, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Pazzaglia era uno dei proprietari della botteghina di Gragnone. Al momento dell'incidente stava rientrando a casa dalla moglie e dai 3 figli, quartierista di Porta Santo Spirito. Alla sua famiglia sono andate le condoglianze del popolo gialloblu. Banca Etruria, l'ex direttore generale Luca Bronchi rinuncia all'interrogatorio. Sentiamo. Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria legata al dissesto della vecchia Banca Etruria. L'ex direttore generale Luca Bronchi, indagato per bancarotta fraudolenta insieme ad altri 21 membri dei vecchi CDA, ha scelto di non farsi interrogare dai magistrati inquirenti, così come già deciso da altri 3 indagati. La stessa possibilità potrebbe essere colta dall'ex presidente Giuseppe Fornasari, il cui interrogatorio è in calendario per venerdì. Entro la prossima settimana dovrebbero essere sentiti anche l'ex vicepresidente Giorgio Guerrini e gli altri membri dei CDA, Rossano Soldini, Ugo Borgheresi, Federico Baiocchi e Sergio Bertani. Conclusa questa fase, il procuratore Roberto Rossi chiederà i rinvii a giudizio e l'udienza preliminare potrebbe essere fissata dopo l'estate. Al centro dell'inchiesta, come noto, la concessione di finanziamenti che avrebbero causato il dissesto di bilancio della banca. Siamo sempre disponibili a confrontarci con i cittadini o con i sindacati, ma non è possibile che questo confronto avvenga sulle pagine dei giornali ogni volta che spostiamo una o più unità del personale all'interno delle strutture. La dichiarazione di Enrico Desideri, direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est, all'indomani di alcune dichiarazioni pubblicate sulla stampa locale con i sindaci della Casentino. Siamo in continuo contatto e viene rispettato tutto quanto è previsto dai patti territoriali. Invece che appigliarsi ai singoli numeri del personale, continua Desideri, credo sia necessario guardare ai risultati. Cortona in festa oggi per Santa Margherita, presiedere la messa pontificale il vescovo ausiliare di Perugia. Questa festa ci faccia sperimentare la misericordia di Dio. Sentiamo. È stata come ogni anno una grande giornata di festa a Cortona, che ha visto arrivare in pellegrinaggio al santuario di Santa Margherita numerosi fedeli alle messe in programma ad ogni ora e in particolare alla messa pontificale, che in questa occasione è stata presieduta dal vescovo ausiliare di Perugia, Monsignor Paolo Giulietti. Ad animare la celebrazione è stata la corale Zefferini. Per tutti i fedeli che si sono recati al santuario e con devozione hanno sostato in preghiera di fronte alla Santa, è stato possibile lucrare l'indulgenza plenaria. Monsignor Giulietti, nell'omelia, si è concentrato sul tema della misericordia di Dio al centro del brano evangelico della celebrazione e che Santa Margherita nella sua vita ha sperimentato. Noi siamo qui a celebrare questa misericordia di Dio, questo Dio che non si stanca di andare dietro ai peccatori, che non si stanca di cercarli, che non tollera nemmeno che si perda uno su 100 o uno su 10, altrimenti manca qualcosa, altrimenti la gioia non è completa, la famiglia, il gregge, la somma che serve per fare le cose importanti non sono complete. Questa è l'esperienza di Margherita, che si sente accolta, perdonata e cercata da Dio nonostante i suoi peccati, nonostante
nonostante il rifiuto della società, nonostante la diffidenza anche dei frati. Il vescovo ausiliare di Perugia ha quindi rivolto un pensiero particolare ai giovani. Siamo nel periodo che ci prepara il Sinodo 2018, in cui la Chiesa rifletterà sul mondo giovanile, perché i giovani sono più a rischio di smarrimento e a volte si fa fatica come comunità cristiana a comunicare loro che il Signore li ama e che il Signore li cerca. Ecco, questa è una particolare intenzione di preghiera, perché Santa Margherita, giovane peccatrice ma anche giovane penitente, aiuti la Chiesa a ritrovare la via per poter dire ai giovani questa gioia del Signore nell'accoglierli nonostante tutto. E nel giorno dedicato a Santa Margherita è stato inaugurato al santuario cortonese uno spazio espositivo che racconta la devozione per la mistica, con una serie di ex voto raccolti dalla comunità francescana. Vediamo. Il giorno della festa di Santa Margherita quest'anno è stato accompagnato da alcune importanti novità: un defibrillatore che è stato donato al santuario dalla Fratres di Camucia, ma soprattutto una sala dove sono esposti gli ex voto di Santa Margherita, che è stata inaugurata dal vicario generale della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, Monsignor Giovacchino Dallara. È un luogo che parla della vita, dei miracoli, e quindi parla sia della vita di Margherita, perché ha donato, ha fatto grazie a queste persone, sia della vita di queste persone che hanno ricevuto una grazia. E le novità non finiscono qui. Da domenica 28 maggio a domenica 4 giugno il santuario di Santa Margherita ospiterà direttamente dal Portogallo la sacra immagine di Nostra Signora di Fatima per il centenario delle apparizioni. Noi attendiamo e ci stiamo preparando e attendiamo la Madonna dal 28 di maggio al 4 di giugno, un grande evento, no? Perché sono 20 parrocchie in tutta Italia che riceveranno questa sacra immagine, e con la sacra immagine arriveranno anche le reliquie di Giacinta e Francesco, grandi doni, ecco, è un passaggio davvero in mezzo a noi di Maria Santissima di Fatima. Grande impegno e dedizione per i giorni delle feste di Santa Margherita e durante tutto l'anno è dedicato dagli Araldi di Santa Margherita, un'associazione dalla lunga storia nel territorio cortonese. Il nostro impegno è onorare le feste di Santa Margherita, che sono quelle del 22 di febbraio, la data della morte, e poi in maggio, quando lei è stata proclamata santa nel 1728, e così tutte le feste che sono dedicate a lei. Importante è anche la festa del crocifisso, che parlò a Santa Margherita, che si svolge l'ultima domenica di agosto, ecco, da non sottovalutare, forse una delle più importanti. E naturalmente cerchiamo di imitare ciò che ci ha insegnato, portarlo in mezzo alle nostre famiglie, in mezzo alla gente. Il comune di Arezzo entra ufficialmente a far parte dell'associazione Via Romea Germanica. Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale della Delibera, si è svolto questo pomeriggio un incontro tra l'assessore al turismo Marcello Comanducci, i rappresentanti di associazioni Rodolfo Valentini e Flavio Foietta, Gianluca Bambi dell'Università di Firenze e l'assessore cortonese Albano Ricci. Arezzo ha deciso di aderire perché è un percorso molto bello ed organizzato, sottolineato Comanducci. Il cammino stesso ha bisogno di un'alleanza forte con gli altri comuni per tutta la provincia, un'occasione da sfruttare al massimo, e dobbiamo fare sinergia. San Domenico, rissa tra 5 ospiti del dormitorio, la Caritas diocesana, episodio sporadico, il servizio di accoglienza prosegue, sentiamo. All'indomani dello spiacevole episodio che si è registrato nel dormitorio San Domenico di Arezzo, servizio offerto dal comune e dato in gestione alla Caritas diocesana, la situazione è tornata in una condizione di sicurezza. Sì, diciamo che è bene, è importante ribadire che la Caritas cura questo importante segno di accoglienza per tutti coloro che sono senza dimora.
E quindi le persone che sono senza dimora presentano condizioni personali di vita anche complessa, di vita difficile, e quindi accogliere in primis persone all'interno di un luogo caldo che possa garantire un posto letto per questo periodo invernale è il motivo principale con il quale la Caritas svolge il suo compito, la sua missione e il suo stare in mezzo ad una comunità cittadina e più ampia. Questo è un episodio un po' incresciosi in cui alcuni ospiti tra virgolette possono comportarsi poco bene all'interno del locale, sono episodi che possono essere senz'altro messi in conto. Tra l'altro episodi che hanno coinvolto, come in questo unico per ora caso, persone su delle motivazioni che non dipendono né dal servizio in sé di accoglienza, ma i motivi sono esterni. Però è importante ribadire che la stragrande maggioranza delle persone che sono ospiti all'interno del dormitorio di San Domenico sono persone rispettose delle regole che hanno accettato per entrare nel dormitorio stesso, di convivenza. Quindi la Caritas, anche nonostante questo episodio increscioso, continuerà anche nelle prossime notti fino alla scadenza naturale che ci siamo dati insieme all'amministrazione comunale del 30 di aprile prossimo 21. Una comunità per minori in situazioni di disagio si chiama Zenobia ed è la nuova iniziativa lanciata da Progetto 5 che sarà inaugurata sabato 25 febbraio in via Adda ad Arezzo alle 18. Una casa indipendente su un solo piano con una disponibilità di 12 posti letto ed una stanza per l'educatore e per i colloqui. I giovani ospiti hanno a disposizione 6 stanze doppie suddivise per uso maschile e femminile. Pur essendo una comunità educativa, Zenobia avrà una forte valenza terapeutica. Gli scout di Arezzo celebrano la giornata del pensiero, raccolta fondi per ricostruire le sedi terremotate. Sentiamo. Si celebra anche quest'anno la giornata del pensiero. Qual è il suo significato e qual è il tema di quest'anno? Sì, la giornata del pensiero è per gli scout di tutto il mondo un momento particolarmente importante perché si vuole simbolicamente ricordare il compleanno del fondatore dello scoutismo Robert Baden-Powell, perciò ogni 22 febbraio gli scout di tutto il mondo celebrano questa festa. Quali sono le iniziative che sono in programma? Quest'anno sarà vissuta individualmente e ogni gruppo deciderà come vivere questo momento con alcuni aspetti in comune. La zona di Arezzo ha infatti deciso di, in occasione della giornata del pensiero, piantare un albero in una sede o in un territorio dove si svolge questo evento. L'albero che rappresenta le radici solide dello scoutismo è un seme da lanciare verso il futuro. In più, un gesto concreto che viene svolto da tutti i bambini, ragazzi e capi per la giornata del pensiero è la raccolta del penny. C'è un'offerta simbolica nata da una rinuncia, non lo so, per esempio un bambino durante la settimana non compra un pacchetto di figurine o fa qualche piccola rinuncia e i soldi di questa rinuncia li dà in offerta e praticamente ogni anno questa offerta viene devoluta a qualche progetto particolare. Per quest'anno il progetto è 1 euro per una sede ed è destinato alla ricostruzione di una sede colpita da un terremoto. C'è anche Giuseppe Patota, docente di linguistica italiana presso il Dipartimento di Arezzo dell'Università di Siena, tra i 9 nuovi accademici nominati dal Collegio della Crusca. Patota, già accademico corrispondente, si è dedicato alla storia della grammatica e alla didattica dell'italiano sia per italiani che per stranieri e collabora da anni con l'Accademia alla Settimana della Lingua Italiana nel Mondo che l'istituzione organizza in collaborazione con il Ministero degli Esteri. Record di donazioni di sangue nel 2016 per i gruppi Fratres della provincia di Arezzo, sabato l'assemblea. Sentiamo.
Più di 7.500 donazioni di sangue nel 2016. I volontari dei gruppi Fratres della provincia di Arezzo sono riusciti a tagliare questo ennesimo ed importante traguardo, ma non vogliono abbassare la guardia, perché di sangue c'è bisogno tutti i giorni sull'intera rete ospedaliera aretina e toscana. Per fare il punto del lavoro svolto e programmare il percorso dei prossimi mesi, la grande famiglia dei donatori Fratres si ritrova in assemblea. 26 le associazioni che saranno rappresentate dai rispettivi presidenti, provenienti dalle quattro vallate aretine. L'appuntamento è per sabato 25 febbraio dalle 15.30 presso la sede di via Garibaldi 143 ad Arezzo. Al primo punto dell'ordine del giorno la relazione del presidente Pietro Ganganelli, con la quale saranno illustrati attività svolte e risultati conseguiti nell'anno appena trascorso e delineate le proposte di indirizzo ed operative per quella in corso. Verranno poi affrontate tutte le tematiche relative all'adozione del nuovo statuto della Consociazione Nazionale Fratres, che entrerà in vigore nei prossimi anni. Si parlerà anche della necessità di dare vita a nuove realtà associative, soprattutto in quelle zone della provincia di Arezzo dove ancora mancano, anche attraverso una più stretta collaborazione con altre realtà del volontariato cattolico e con le stesse parrocchie. Resta forte l'impegno dell'associazione per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione di sangue. Tante le iniziative e le campagne lanciate dai gruppi Fratres, tra queste anche il promo realizzato in collaborazione con la nostra emittente, diffuso sia in TV che nelle sale cinematografiche. Ma la Fratres degli ultimi anni ha voluto anche recuperare le proprie radici cristiane. Per questo i volontari dei gruppi hanno accompagnato i momenti più importanti della vita della diocesi, dalla festa della Madonna del Conforto alla processione per il Corpus Domini e il pellegrinaggio giubilare al santuario dell'Averna. Una stilla del mio sangue per un palpito del tuo cuore, è questo il motto del donatore di sangue Fratres, che sollecita i propri volontari non solo a recarsi periodicamente al centro trasfusionale, ma anche a darsi da fare per ricercare con ogni mezzo nuovi donatori, con la certezza che donare sangue costa solo una mezz'ora del proprio tempo libero, mentre per chi lo riceve vale una vita intera. Primamente questa è la nostra ultima notizia, ricordo che l'informazione continua all'interno del nostro sito web www.tsdtv.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.